siamo qui per una nuova. Oggi siamo qui per parlare dei 5 luoghi più strani, più belli che ci sono in Italia, che appunto è bella. Allora, il primo luogo è il Parco dei Mostri di Bomarzo. Quindi questo parco appunto è un parco con tantissime sculture di basalto. Queste sculture risalgono al XVI secolo. Forse. E praticamente rappresentano gli animali mitologici e divinità e mostri, perché tipo questo è un mostro. Poi abbiamo l'abbazia di San Galgano, che si trova a una trentina di chilometri da Siena. Ora è completamente in rovina, c'è solo le mura. Questa abbazia, c'è la spada conficcata nella roccia, fuoriescono solo l'elsa e il manico. Poi c'è appunto un piccolo paese chiamato Viganella, che è un comune di 207 abitanti, quindi una megalopoli di quelle. A partire dal dicembre del 2006 appunto, questo paese è stato conosciuto grazie all'installazione di un grande specchio di 8 metri per 5 che era destinato a illuminare appunto questo piccolo paesino. Poi abbiamo Colombe Nostra, che è un comune italiano di 2381 abitanti nella provincia di Bolzano. Nel suo territorio si trova il lago di Resi. Il lago artificiale per la produzione di energia a coralizzazione causò la scomparsa dell'antico abitato di Cuon. Praticamente l'Atlantide. Tanto il campanile della vecchia chiesa continua ad emergere dalle acque. Il quinto posto spettacolare è il Tempio dell'Umanità, che è praticamente una grande costruzione scavata a mano nella roccia dai membri della comunità della federazione di quello. Il tempio si trova a Vidraco, in Piemonte. Per questo video è tutto, lasciamo il link dei social dove ci troviamo in quali sono? Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e basta. E basta. Poi continua. E poi iscrivetevi, commentate, lasciate un commento, un mi piace, lasciate un commento e commentate la stessa cosa. A tutti i ricordi. Ciao.